Ciao a tutti e bentornati su Imperator Rom, bentornati alla nostra partita con Roma. Abbiamo lasciato una Roma con grandi, grandi problemi perché c'è una guerra civile in corso, una guerra civile che stiamo vincendo, credo, a mani basse nel nord Italia, ma che ci sta dando un sacco di problemi negli ex territori cartaginesi che avevamo occupato. Ora, direi di spostarci qui, in attesa di conquistare altre province, ma soprattutto di andare a recuperare quei 43.000 uomini, che a questo punto è fondamentale spostare qua a sud per chiudere questa guerra, anche perché qua ci sono un botto di truppe che stanno combattendoci e, insomma, se riuscissimo magari a riconquistare queste province sarebbe decisamente meglio. Ora, non dimentichiamoci ovviamente anche del nord. Qui abbiamo già annientati, direi che l'Insubria è pronta, questi 10.000 per ora li lascerei lì. Obiettivamente non saprei neanche dove mandarli. 8.000 qui, gli altri qui. E abbiamo questo esercito che aveva dei grossi problemi, che credo che temo purtroppo che sarà annientato a breve, perché guardate qui cosa non sta succedendo. Oddio, magari possiamo ancora vincere quella battaglia e poi ritirarci in buon ordine. Potrebbe essere la cosa migliore in realtà. Vinta la battaglia, ci ritiriamo. No, vinta la battaglia, niente, perché ne sono arrivati altri. È la cosa giusta da fare. Ok, facciamo un tentativo di fuggire, perfetto. Ci siamo sganciati, qui stanno arrivando altre truppe. Credo che dovremmo venire a dare una mano a questi mercenari, altrimenti ne avranno per poco. Ok. L'Insubria oramai è finita. Adesso dovremmo averla quasi conquistata. Lì purtroppo no, ci hanno annientati loro. Ok, venite pure a massacrarli. Questo gruppo qua, che peraltro sono mercenari, credo che non ne avranno più per tanto. A questo punto voi fermatevi lì, tanto cerchiamo di sganciare anche questi mercenari. Allora, perfetto, così ne salviamo almeno qualcuno. Venite verso sud. Una roba, voi fermatevi qua e voi invece andate al fronte. Voi annientate loro e preparatevi ad andare al fronte anche voi. Bene, N caduta. E questo ci aiuta non poco. Nord, qua riprendiamo queste conquiste. Hanno liberato anche. Meno Malta è rimasta nostra. Almeno quella. Qui le nostre coorti avanzano. Questa è una cosa più che buona. Lì stiamo annientando il loro esercito. Ma ne sta arrivando un altro molto più grande. Quindi direi che possiamo riunire le truppe per cercare di annientarli noi. Loro ne stanno mandando altre, ma spero che arrivino tardi. Annientare le forze di Utica potrebbe voler dire praticamente chiudere questa guerra in tempi un pochettino più rapidi. 42.000, le imbarchiamo. Ok, questi li abbiamo annientati, molto bene. E adesso queste truppe le mandiamo qua su anche loro a combattere, credo che sia la cosa migliore. Qua abbiamo armate che si stanno ritirando in tutte le direzioni. Erano veramente troppo forse in profondità. Questi li uniamo e li mandiamo qua su a nord, così sfondiamo da nord, mentre l'Insubria dovrebbe morire adesso. Ma insomma, mandare solo. No, tu stai qua allora, va. Vale intercettare Frentania. Ma no, non è un grosso problema. Non è un problema nostro, Frentania. No, allora tu torna pure ad andare verso nord, va. Unisciti a loro e vediamo un po' cosa si riesce a fare. Ok, annientati. Ne mandiamo una qui. Una qui. Le altre dovremmo andarle a intercettare, quei 9.000. Ma adesso stanno per sbarcarne 43.000 e le mandiamo a sud a fermare quelli laggiù. Mi sembra la cosa più furba da fare. Ne facciamo sbarcare ad Adrumeto e gli mandiamo ad annientare quelle forze lì.
Ok, tu inizia un'opera di conquista verso da ste parti. Vedo che se tutto va bene. Tu vieni magari a dargli una mano. Facciamo una roba, va. Tu inizia l'opera di conquista da qua. Tu invece inizia l'opera di conquista dal fondo. E partendo da... dov'è il punto più lontano dove puoi andare? Non molto lontano in realtà. Ecco. Da lì. Perfetto. Mi stupisco che non stiano cercando di riconquistare quelle province. Potrebbe essere una roba che gli faceva riguadagnare un po' di territorio, ma insomma, è meglio così. Voi avanzate. Qua stiamo veramente riconquistando tutti. Loro stanno arrivando. Qua su a nord. Appena riuscissimo a conquistare quella provincia, dovremmo teoricamente aver finito la campagna, almeno contro di loro. E possiamo iniziare un'altra campagna. Allora, vediamo un po'. Partiamo dall'Insubria. Open diplomacy. Ok, perfetto. Oh, meno 0,50 non mi interessa. 3 di popolarità. Far 0,50. Famiglie importanti. Va bene, facciamo calare un po' quello. Perfetto. Ok. Voi avanzate. Venitevi a riunire lì. E riprendiamo la nostra. Uno dei tre petali della ribellione è caduto. Certo, rimane petalo più grosso. Ma insomma, non è un grosso problema da quel punto di vista. Qui si sta arrendendo. Insomma, tutte cose che non possono che farci del gran bene. Li stiamo conquistando. Lì purtroppo cazzolina, qui ne stanno arrivando un botto. Meglio che mandare delle truppe in rinforzo. Queste non so se arriveranno in tempo. Allora rimani pure lì, va. Vabbè, intercettiamo quelle 22.000. Agganciatevi, va. 40.000 che sono arrivati, in realtà li dovrò mandare qua su a nord, temo. Va bene, iniziamo a occuparci di quelli. E poi facciamo fuori. Tanto sono 4 petali in realtà. Sì, è vero, perché c'è anche Musulania di cui mi ero dimenticato. Va bene, una nuova ricerca, tra l'altro, magari ci dà un vantaggio. Tirannia meno 0,1, va bene. Così la facciamo scendere un po' più in fretta. Ma soldi ne abbiamo a palate, perché non chiamare un altro esercito mercenario? Basta che poi non mi si rivoltino i mercenari, poi va tutto bene. Si rivoltano i mercenari in questo momento, penso che la partita sia più o meno finita, perché ci sono, penso, 2 volte, se non di più, truppe mercenarie rispetto a truppe non mercenarie, quindi credo che la partita terminerebbe molto malamente. Vai a prendere quella provincia. Tu vai a prendere quella. Lì purtroppo non credo che ce la faremo a vincere. Qui stanno arrivando questi 40.000. Penso che ce la farete però, vero? Di Shingomago. Benissimo. Lassù si stanno riunendo. Dovreste marciare verso sud per andare a riconquistare. Oh, possiamo prendere un Omen. Vediamo un pochettino. Cosa potrei fare? Popolazione Manpower. Continuiamo a far scendere l'aggressive expansion. Che almeno tutto questo periodo di guerra civile serva a qualcosa. Benissimo. No, direi proprio di no. Che non vi lascio qualcosa di intero. Assolutamente no. Massacrateli se riuscite, grazie.
tantissimo. Qui come sta andando la riconquista? Ma più o meno, insomma. Qui siamo un po' fermi. Adesso, se tutto va bene, dovrei riuscire anche poi a portare queste truppe qua. Perché qui abbiamo più o meno riconquistato tutto. Voi state arrivando a raccogliere questi 33.000. Oh, un'altra battaglia vittoriosa. Perfetto, aver portato quei 43.000 è stato un grande vantaggio. Adesso voi, 45 navi, portate anche questi mercenari. Direi di farli sbarcare qua su a nord. Così ci andiamo a riprendere magari Cartagine. Marciate a prendere quello, voi questo. Oh 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 oh. Vabbè, lì siamo stati annientati, ma era in effetti arrivato troppo tardi quel movimento, non avevo visto gli altri. Locan arreste più uno, no, perdiamo piuttosto lealtà di un governatore, preferisco. Qui si stanno riunendo armate, che spero riescano un po' a recuperarsi. Un comandante, grazie. Inizia da Gitis e poi andiamo avanti. Un bonus non è male. Fretania. Ok, lì la vedo un pochettino grigia, ma pazienza. Si stanno riunendo. 32.000. Sbarcate pure lì e cercate di prendere quella fortezza, se possibile. Tu vatti a riunire a quelle truppe lì, che altrimenti sarebbero annientati in un attimo. Sono stati annientati in un attimo. Non credo di poter mettere sotto assedio Cartagine con questi 5.000, però... Cazzo, ci hanno battuto di nuovo. Oh, benissimo. Il punto più a sud dove tu puoi arrivare è Pidda. Vai pure a mettere sotto assedio Pidda. 10.000, che si stanno peraltro riformando un pelino. Tra un po' li mandiamo a recuperare truppe. Quante truppe hanno questi ormai? Veramente il mondo stanno utilizzando. Oh, Shingomagus, ce lo siamo preso. Se tu vammi a liberare anche quello. Va bene. Oh, adesso posso andare a prendere nuove truppe. In carità, non è che piango se muoiono i mercenari, però prima di morire dovrebbero cercare di vincere qualche battaglia. E 4.000 li unirò a qualcuno, perché insomma... Vabbè, però abbiamo vinto, benissimo. Siamo annientati e ricacciati indietro. Prendere Adua. Ci sono ancora questi 33.000 di Musulania lì in mezzo, che insomma non è che siano propriamente il massimo, è da tenersi lì liberi. Continuo a conquistare. Ok. Mi ha imbarcato truppe. Direi di mandarti veramente... No, a sto punto tanto sbarcare da Drumeto è inutile. Vieni a sbarcare qua, va. Chi è sbucato sti 4.000 dal nulla che abbiamo perso? Oh, 9.000, mandagli l'incontro, va. Dove sono sbucate quelle truppe lì? Dal nulla, praticamente. Allora, seleziona lui e mandamelo qua. Mentre voi, venite avanti. Possibilmente a riconquistare qualcosa. Andate pure lì. Cercando di far cadere anche quella fortezza. E magari di chiudere definitivamente la guerra a nord. Tra l'altro, truppe. Questa è una legione, quindi non la tocchiamo. Voi siete mercenari. Bah, stavo pensando, vi manderei quasi verso sud. O vi sciolgo a sto punto.
Basta truppe, queste non mi servono più. Eventualmente vi riarruolerò per un'altra guerra in futuro, ma non adesso. Voi state ricatturando tutto quello che c'è da ricatturare. Questo sta arrivando la flotta che ci sbarca tutto quello che deve sbarcare. Queste poche truppe stupide, diamole a qualcuno, giusto per avere un comandante. Catturando tutto il nord. Riuniamo tutte le truppe possibili. Tra poco dovremmo andare verso sud. Oh, benissimo. 30.000 li abbiamo. E li mandiamo qua giù, va. Stiamo prendendo tutto quello che c'è da prendere. Allora tu vieni a sud ad aiutare loro. Mentre questi 30.000 già si spingono verso sud. Questi 20.000. Uno in realtà lo mandiamo a riprendere Turris Talmeni, lì come si chiama. Mentre qua continua l'assedio. Perfetto. Vediamo intanto come va a nord. Due fronti così lontani, così scomodo da gestire. Qua le truppe sono veramente poche, però è anche vero che credo che ormai i nemici non dovrebbero più essercene tantissimi in giro. Oggi abbiamo vinto. Voi siete truppe normali o mercenarie? Tutte truppe normali. Va bene, teniamole fuori dalla guerra più possibile le truppe normali. Lasciamo pure morire le mercenarie. La legione quarta, gli mettiamo un nuovo comandante. Un'altra bella vittoria. E anche quella è stata una bella vittoria. Per favore, fammi intercettare questi 13.000 lì. L'obiettivo inizialmente sarà massacrare loro, possibilmente. Tu 8.000, inizia a venire verso sud anche tu. Qui ne stanno arrivando un po' più di quelle che abbiamo noi, ma pazienza. No, mi sa che ci fanno il culo. Devo andare più a sud possibile. Vabbè, tu vai a Cipes e tu invece riprendi la conquista di una dopo l'altra queste province. Quindi verso nord, possibilmente a dare una mano, vediamo cosa si riesce a fare. Stiamo annientando. Tu vieni a sud, vieni direttamente a conquistare qui, tagliandogli direttamente la strada. Temo che questa legione si dovrà ritirare, ma pazienza. Ma pazienza. Qui abbiamo conquistato quello che c'era da conquistare. Ma vai a prendere quella provincia lì che ce la siamo dimenticata. Oh, tu, per favore, vieni ad ammazzare loro, che sono rientrati purtroppo su una nostra, un nostro gruppo di mercenari che quindi sta avendo brutalmente la peggio. E magari mandiamo invece, in realtà 9.000, fatemi una cosa, tu imbarcati, mi vai a prendere le isole. Bravissimi. Tenete quel punto, così ne arrivano altri e mangiamo anche loro. Benvenuti al culto di Iside. Local unrest meno 1. Ah. Ma sì, dai, ci sta, non è un grosso problema. Lo immaginavo che saremmo stati sconfitti qui, ma pazienza, non è un grosso problema, stanno arrivando altre truppe. Dobbiamo riuscire teoricamente ad aver ragione di loro abbastanza facilmente. Un'altra battaglia vinta e voi, dopo aver finito magari di conquistare quello, se tutto va bene, vi spostate anche voi verso sud.
Finita una guerra civile, Musulania, ma l'altra Musulania, non la nostra, quella che è rimasta autonoma. Si stanno imbarcando. Ripuliamo un pochettino da tutto questo ciarpame nemico. Truppe ci abbiamo lì. Ah, credo truppe alleate, vero? Sì, infatti. Che però si stanno muovendo con le loro navi. Finalmente i nostri alleati combattono anche oltremare. Questo aiuta e come. Ok, magari ce la stiamo facendo. Sono addirittura due fortezze. Probabilmente, ripeto, le abbiamo costruite noi o c'erano già. Battaglia di Amarea. Ah no, aspetta, fermati un po' qua, va. Tu avanza e tu vieni pure indietro. Tu vieni a prendere Nara. Direi che la ribellione la stiamo stroncando. Tornate pure indietro, non serve sacrificare altre armate. Octavus, tornate pure indietro anche voi. L'abbiamo vinta, molto bene. Così non dovrebbero. Cazzo, però col cazzo quelli li faccio tornare indietro. Venite qui, va. E voi spostatevi. Tanto adesso vi stanno arrivando incontro in 21.000. Niente, è un delirio fermarli a questo punto. Continuano a tirare fuori armate come se non gli pesasse minimamente continuare a tirare fuori armate. Io non so quanti soldi avevano questi rivoltosi. Credo che siano un pelino pieni di soldi i rivoltosi, eh. Ma giusto come impressione mia. Meno male che adesso qualcuno ce lo andiamo a perdere. Che palle che fanno sto movimento assurdo. Stanno perdendo la loro capitale. Ah no, questi sono di Utica, sono mercenari di Utica. Lo so che li siano stati sconfitti, da torno ne sono arrivati 1.000.000. Io non so dove stiano tirando fuori tutti questi soldi questi, eh. Tu vai pure qui, tu vieni indietro. Ah, tu vai avanti di uno a conquistare. Anzi, fai una cosa, tu ammazza loro. Non vanno più da nessuna parte. Dopo aver preso quello, ti sposti. Palle. Ce la facciamo con sto assedio? Così chiudiamo con gli allobrogi, magari. E conquistiamo quelle, poi ci spostiamo a sud. Tu occupa questa isoletta, va. Così a Utica togliamo un'altra fonte di reddito. Non ne hanno. Ah sì, hanno questa isoletta qua. Adesso puoi andare a riconquistare. Qui come stiamo andando? Spero bene. E qua si sta impegnando veramente il mondo. Sì, ma dove gli hanno tirati fuori i soldi di nuovo per tirare fuori tutte ste armate maledette? Dove gli hanno tirati fuori i soldi di nuovo per tutte ste armate? Segusio. È stata una rivolta di schiavi che abbiamo già schiacciato direttamente. 22.000. Qua c'è un'altra rivolta di schiavi che sta venendo schiacciata. E poi i nostri amici si decidessero a finire sto assedio, noi saremmo anche contenti. Ci vorrà ancora un poco. Vai a prendere quello. E poi tornando su, vi andate a unire a quelli là. 100.000
Cioè, non hanno più province, ma hanno ancora una quantità di truppe allucinanti. È una cosa che non sta né in cielo né in terra. Possibilmente occupatemi l'ultima, va, così almeno questa qua su la chiudiamo e iniziamo a mandare via un po' di mercenari. È vero che soldi ne abbiamo quanti ne vogliamo, però. Cioè, allucinante, hanno ancora una quantità di truppe che non finisce più. 18.000. Stanno riconquistando loro. Abbiamo un altro dei nostri nemici di mezzo. Purtroppo ci hanno ripreso tutto. Ah, oh, un'altra ricerca. Sincretismo minore. Va bene. Provincia loyalty più 005. Benissimo. Questa è la prossima che sicuramente andiamo a sbloccare. Tu reimbarcati, grazie. E dopo che ti sei reimbarcato, mi fai santo piacere di venire qua a sbarcarti pazza. E lo so che ne abbiamo uno, ma in questo momento poi lo andiamo a liberare dopo. Non voglio dargli altri soldi alla Lobrogia che ne ha già ampiamente a sufficienza. Oh, però dovremmo aver finito. Su for peace. 1, 2. Vediamo quanti soldi avevano sti stronzi. 118. Perfetto. Ok, e fin qua ce l'abbiamo abbastanza fatta. Legione, tu seleziono e ti sciolgo. Seleziona e sciogli, grazie. Altre truppe in giro. Legioni, seleziona e sciogli. E anche voi vi sciolgo. Perfetto. Non dovrei avere più mercenari in giro per il mondo. Poi vi rimando lì. Poi adesso pian pianino vi riposiziono tutti nei posti dove dovreste stare. Insomma, un'altra ribellione è terminata. Open diplomacy. Su for peace. 1, 2. E datemi anche un po' di soldi. Grazie. Ok. E anche questa l'abbiamo terminata. Rimangono solamente più questi maledetti. Quanti soldi volete per st'uomo? Perfetto, abbiamo riottenuto il nostro uomo. Tu vieni verso nord a questo punto. Tu anche, venite verso nord. Rimpegnatevi contro di loro. Voi state ancora muovendovi, niente. Appena qua saranno arrivati. Ok, abbiamo vinto la battaglia qua su a nord. Prendiamo pure quella provincia. Tanto contro quei 19.000 non si fa niente in questo momento. Vediamo di riunirli tutti qui. Oh. Un generale. Ma credo che in realtà si sia salvato perché non ci dà un'armata senza generale. Quindi abbiamo beccato l'opzione che si è salvato. Molto bene. Ah, ti pazza. È vero che è rimasta di Cartagine. Cretino. Allora fammi un bel favore, va. Vieni a sbarcare qui. Andiamo a prendere da Tipactes. Ok. 19.000, schiantate questi 13.000. Così poi facciamo un altro bel passo in avanti. Ok, ce ne sono 16.000 che stanno arrivando. Ma da dove? Chi ha finanziato questa follia, tra l'altro?
Vediamo se non altro ben annientati. Cioè, dove hanno il manpower per continuare a ricostituire queste armate? Dio solo lo sa. Partito popolare. No buono. Qui stiamo perdendo, tra l'altro. Cerca di fermare qualche sbarco. Ce ne stanno arrivando altre, tra l'altro, eh. Quindi adesso andiamo a reclutare altri mercenari nel nulla. Dovrebbero essere un grosso problema. Tu vieni qua possibilmente. E tu vammi a recuperare degli altri mercenari qui. Reclutiamo loro. 43.000. E speriamo che con questi ultimi 43.000 mercenari reclutati, noi si chiuda la nostra campagna. Vediamo qua come vanno queste due battaglie. Certo, dovessimo vincerle. Abbiamo vinto questa, che non era una battaglia così difficile da vincere. Mi interessava più queste battaglie qua. Temo che quella lì la perderemo. 3.000 contro 22.000. Temo di sì, che la perderemo di brutto. O proviamo a reintervenire. Qualcuno è arrivato, magari con un po' di culo. Questa vederla veramente dura, eh. Sono 7.700 che arrivano lì. Laggiù dobbiamo finire questa campagna, se no non ne usciamo più. Cioè, guardate quanto. Non hanno più un territorio. Hanno solo più queste quattro province qua. Eppure hanno una quantità di truppe che è enorme. Veramente l'abbiamo annientati, se non altro. È vero che hanno ripreso Cartagine. Però, santo cielo, dai, ma non si può avere tutte queste truppe. Adesso usiamo quei 43.000 per cercare di annientargli di nuovo l'esercito, tenerli lontani. Meno male che avevamo tutti sti mercenari. Tutti sti mercenari. Una rivolta di proporzioni allucinanti. 9.000, li mandiamo subito qua a combattere. Roma guadagna 600, no, guadagniamo 50 di potere di oratoria. Sì, che adesso poi, appena finita sta cosa, torniamo a convertire, va. La spadana, Ci selezioniamo. Va bene, 12, mi piace. Ne stanno arrivando 4.000. Meno male che qua stanno arrivando loro. E questi 42.000 li sbarchiamo a Cartagine. Tu vai sotto la protezione di quei 42.000, va. Oh, benissimo. Quindi tu rimani lì, perché ce ne sono delle truppe nemiche che sono da qualche parte lì in mezzo e non vorrei beccarmene che arrivassero. Tu torna pure verso di qua. Tu, boh, andarti lì mi sembra un po' un rischio, ma andiamo a Tiglio anche te, va. Ma no, vai pure. Restare quella provincia lì. Riuscisse a intercettarmele. Stiamo perdendola però con la battaglia, temo. Piombagli addosso, fagli del danno, fai qualcosa. Abbiamo perso anche quella battaglia lì. Li ho mandati in inferiorità numerica. Io conto sempre un po' troppo sulla nostra forza. Però purtroppo non basta sempre, eh.
10.000, qua giù ne stanno arrivando, questi 6.000 si stanno ritirando. Sentite, io vado a reclutare anche gli ultimi qua in quel paese con tutti i soldi che abbiamo. Non so se devo stare corto di truppe. Vediamo se posso dividerli in metà. Ah, cazzo, non posso dividerle. Qui non posso neanche. E allora fanculo, devo sciogliervi. Ho sprecato solo un botto di soldi. Allora vengo a recuperare voi. Sto consumando tra l'altro un botto di punti militari, ma ce li avevo da parte anche per cose del genere. Niente, tu vieni giù a cercare di intercettare loro. Tu vai a riprendere Cartagine. Brava, tu annienta nemici. Cazzo, no, tu ti fai annientare dai nemici, quello è il problema. Oh, ma non è possibile che abbiano tutte ste maledette armate lì. E qua me ne stanno arrivando altre 26.000, per carità. 20, sì, 26.000. Cioè, dai, hanno 40.000 uomini. 40.000 uomini e non hanno più un territorio. Poi manderò altre truppe dall'altra parte. Che devo fare? Cioè, non hanno più un territorio questi. Eppure hanno 40.000 uomini a disposizione. Io non so dove li tirino fuori. Lo so che abbiamo perso un botto di truppe. Ne sono pienamente consapevole. Torno a mettere sotto assedio la provincia lì. Arruolare qui. Più che arruolare, io a questo punto veramente. Anche perché. Guardate come stiamo consumando anche del manpower. Loro ne hanno 15.000. Quindi abbiamo 16. Qui ne stanno arrivando altre. Cioè ne hanno di. Hanno un esercito talmente grosso. Talmente grosso. Che non so neanche bene come fare ad affrontarlo tutto. Faccio mai degli assembramenti così grandi? E soprattutto è un esercito che continua a ricostituirsi. Che senza nessuna vergogna continua a ricostituirsi. Battaglia dopo battaglia, cioè una battaglia dopo l'altra. Questi hanno un esercito che si ricostituisce, mentre il mio non lo fa. E questo è un problema, ovviamente. Mi sa che la puntata di oggi è stata già abbastanza lunga. Io volevo chiudere questa guerra civile già di oggi, ma eccolo lì che stanno arrivando altri nemici. Adesso ne rimanderanno altri, eh. Eccoli lì. Oh. Niente, questa guerra civile, se riusciremo a chiuderla, non sarà prima della prossima volta. Perché direi che a questo punto, ed è assurdo, che abbiamo praticamente chiuso la guerra civile e non riusciamo a vincerla. Perché a Utica hanno più truppe, credo, di quante ne abbiamo affrontate quando abbiamo battuto i cartaginesi. Il che è detto tutto. Credo che sia veramente detto tutto. Bene, ci fermiamo qui. Ci vediamo la prossima volta, sempre qua, con Imperato Rom. Alla prossima. Ciao ciao.